Allora, buongiorno a tutti. Chiedo a Vittorio di controllare l'ora. Io mi metto davanti l'orologio, quindi diciamo 20 minuti. Cerchiamo di concentrare un discorso che vuole riallacciarsi ad alcuni temi che sono già stati presentati ieri. In particolare due temi, direi. Il tema generazionale, che non è nuovo nella storiografia, ma che vorrei affrontare insieme a voi con una serie di sfumature. E il tema che è stato posto ieri di quelle monarchie schizofreniche, queste monarchie in sofferenza, come ieri le definiva Renata De Lorenzo. Allora, quali sono i personaggi che vorrei tenere, diciamo, in sottofondo? Allora, sono due coppie, padre e figlio, Prospero Balbo e il figlio Cesare Balbo, Cesare D'Azeglio e il figlio Massimo. Allora, sono due coppie, padre e figli, abbastanza vicine cronologicamente. Prospero Balbo nasce nel 1762, Cesare D'Azeglio nasce nel 1763. Il figlio di Prospero, Cesare Balbo, nasce nel 1789. Massimo D'Azeglio, figlio di Cesare, nasce nel 1798. Ci sono 10 anni circa tra Cesare Balbo e Massimo D'Azeglio. Sono anni che pesano all'interno di due biografie che hanno dei percorsi simili per certi aspetti, ma molto diversi per altri. Allora, io ho cercato di trovare delle testimonianze quanto più possibili, come dicevo nell'abstract, quanto più possibile vicini ai fatti del 21. Fatti del 21 che mi hanno indotto a cambiare il titolo della relazione. Io, insomma, consegnando il testo scritto, vorrei proprio introdurre due generazioni di fronte alla rivoluzione del 1821, perché come leggerete, se appunto pubblicheremo il testo scritto, tutte le citazioni che ho fatto definiscono quello che succede nel 21 a Torino e in Piemonte come rivoluzione, quindi confermano quello che si diceva ieri. I moti sono un'espressione, diciamo, storiografica seriore che è passata alla manualistica, ma l'espressione, diciamo, se non utilizzata sempre, prevalente, è quella di rivoluzione del 21. Partirei da una citazione, la citazione da un testo molto noto a noi italiani, I miei ricordi di Massimo D'Azeglio. I miei ricordi è un testo che rimane inedito e che viene pubblicato postumo nel 1867, quindi sono i ricordi di Massimo D'Azeglio, nato nel 1798, quindi coetaneo di Carlo Alberto, che conosce le vicende del 20 e del 21 da lontano, da fuori Torino, è a Roma in quel periodo. Come ricorda i fatti del 2021? A Torino la società, sto citando, a Torino la società era in quello stato di inquietudine smaniosa che provano gli ammalati. Il 21, o meglio, la famosa Costituzione di Spagna, stava per apparire. Io ero parente, o conoscente almeno, della maggior parte dei menatori. Molti frequentavano mia cognata, la cognata è Costanza Alfieri di Sostegno, moglie di uno dei fratelli di Massimo, cioè di Roberto D'Azeglio. Non ero di nessuna combriccola, non ero carbonaro, non ero di quei muratori che non so perché si chiamano liberi, se non fosse perché sono costretti di obbedire a due governi invece che a uno. Non ho il coraggio di affermare che per giudizio precoce me ne sia astenuto, poiché a 18-20 anni si va a fortuna e non a criterio. Come a dire, chi è molto giovane si trova in mezzo a una rivoluzione, viene colto di sorpresa e quindi agisce d'istinto, agisce con scarsa riflessione. Se noi andiamo a prendere il carteggio di Massimo D'Azeglio, i 12 volumi a cura di Vire Leger, che hanno raccolto, diciamo, un patrimonio enorme di questo carteggio con un ricco apparato critico, ci rendiamo conto che non troviamo lettere relative al periodo 19-20-21 che facciano riferimento ai moti. Abbiamo pochissime lettere di questi anni in cui Massimo D'Azeglio si preoccupa di informare il padre che sta a Roma, insieme agli amici, che sta tornando a Torino, che ha un'unica preoccupazione, chiedere dei soldi al padre per condurre una vita che potremmo definire scapigliata, disinvolta. Perché? Perché Massimo D'Azeglio è figlio di un padre e di una madre che l'avevano educato, diciamo, in casa a un cattolicesimo molto rigido. Quindi Massimo D'Azeglio sta vivendo il periodo del giovane che vuole liberarsi da queste costrizioni, che ha la fortuna di appartenere a una famiglia aristocratica che gli concede di essere a Firenze e a Roma. Quindi di
diciamo, interpretare nella propria biografia quell'aspetto alfieriano che è stato associato a diverse persone di questa generazione. Come fa notare una bella voce del dizionario biografico degli italiani, Walter Maturi, finita la burrasca del 1821, inizierà a riflettere in uno scritto che rimane inedito e che verrà pubblicato soltanto nel Novecento, lo Stato d'Italia all'epoca della rivoluzione del 21, su che cosa sia successo nel 21 in Piemonte. Ma sono appunto riflessioni posteriori, sono quelle riflessioni posteriori della memorialistica che insieme alla documentazione giudiziaria costituiscono le fonti principali su cui abbiamo costruito l'immagine del 20 e del 21 in Italia. Ecco, il problema è appunto affrontare queste testimonianze collocando le esperienze di questi giovani all'interno di vicende che sono legate innanzitutto alle indecisioni di queste figure e poi sono fortemente condizionate dai legami familiari di queste di questi personaggi. Il problema delle generazioni, il problema della generazione è un problema che è stato toccato dalla storiografia, che ha letto queste vicende confrontando la reazione dei padri e la reazione dei figli in questi anni, cioè la generazione di chi era cresciuto negli anni napoleonici, come Carlo Alberto, e di chi invece aveva iniziato un discorso riformistico, la generazione dei Prospero Balbo, che precedeva. Sicuramente la prospettiva della generazione è molto utile, salvo però, e cercherò di insomma dimostrarlo passando al secondo caso, quello di Cesare Balbo, salvo direi tenere presente un'osservazione. In omaggio a Daniela Romagnoli vorrei citare un grande storico medievista che è stato Marc Bloch, no? Marc Bloch ci diceva quanto alla periodicità delle generazioni, sto citando dalla traduzione italiana dell'Apologia della Storia, no? Quanto alla periodicità delle generazioni, è ovvio che a dispetto delle fantasticherie pitagoriche di alcuni autori, essa non ha nulla di regolare. Secondo la cadenza più o meno viva del movimento sociale, i limiti si restringono o si scostano. Nella storia esistono generazioni corte e generazioni lunghe. Soltanto l'osservazione permette di cogliere i punti in cui la curva cambia direzione. Ecco, se noi appunto rispetto al caso Massimo D'Azeglio che fa lo scapigliato in questi anni e che si informa su quello che succede a Torino e a Napoli, preoccupando molto il padre e facendo sospettare a Roma di poter appoggiare i moti carbonari di Napoli, c'è tutta una vicenda giudiziaria che è nota. Massimo D'Azeglio viene interrogato dalla polizia pontificia nel dicembre del 1820 perché si scopre una sua amicizia con uno studente carbonaro che aveva distribuito un sigillo che rappresentava l'Italia dolente, che era stato fatto circolare, addirittura spedito in Piemonte tra le altre persone anche al quasi coetaneo Cesare Balbo. Allora era scattata tutta un'operazione di polizia che aveva fatto immaginare che Massimo D'Azeglio potesse collaborare con i carbonari napoletani, cosa che Massimo assolutamente smentisce davanti alla polizia, perché grazie all'appoggio del rappresentante sabaudo a Roma, il conte Barbarù, riesce a non essere intrappolato nelle maglie della polizia pontificia. Lo studente carbonaro viene diciamo spedito a Modena, Massimo D'Azeglio esce assolutamente indenne da questa vicenda poliziesca, però fa sospettare il padre ha paura che da Roma possa intervenire nei moti napoletani. Molto più tranquilla la vicenda di Cesare Balbo, che ha alle spalle un'esperienza tutta particolare. Cesare Balbo ha qualche anno in più di Massimo, quindi arriva al 1820-21 trentenne, grosso modo, ha avuto la fortuna negli anni immediatamente precedenti, come appunto in un importante convegno che si era svolto a Novi anni fa, curato da Vittorio Scotti Douglas, si era detto e si era approfondito, ha la fortuna di vivere 3 anni come gentiluomo d'ambasciata a Madrid. E questi 3 anni, 1816-1819, quindi in giovane età, ma appunto a
affiancando il padre, che aveva un ruolo di rappresentanza diplomatica a Madrid, gli consentono di approfondire il caso spagnolo durante le guerre antinapoleoniche. Non posso diffondermi troppo su questi testi, ma rinvio nel saggio che avevo pubblicato negli atti di quel convegno, che sono appunto il convegno del 2004, se ricordo bene, che poi sono stati pubblicati poco dopo, nel 6, dall'editore dell'Orso di Alessandria. Ecco, in quel saggio io analizzavo due scritti, uno rimasto manoscritto, Storia della guerra di Spagna e Portogallo, e Studi della guerra di Spagna e Portogallo, che invece viene pubblicato nel 1848, in cui Cesare 47 e 48, ecco, in cui Cesare Balbo riflette su due temi che diventano poi centrali nel suo pensiero successivo. Due temi, quello che lui definisce il tema della libertà esterna e il tema della libertà interna. Che cos'è la libertà esterna per Cesare Balbo? La libertà esterna è quella libertà che il popolo spagnolo riesce a conquistare combattendo, lui sostiene, spontaneamente, in ossequio a uno spirito che risponde sia alla dimensione monarchica che a quella religiosa, riesce a resistere contro l'esercito napoleonico. La libertà esterna, questa spinta popolare che Cesare D'Azeglio nota nella popolazione spagnola, è un aspetto positivo, è un aspetto che lo attira, ma è un aspetto che, confrontato con la realtà italiana, marca la differenza. Il popolo spagnolo può essere un esempio per gli italiani, qui c'è evidentemente appunto la ripresa di quel tema antico della guerra di popolo, di antica memoria, che però viene calato in una realtà contemporanea come quella italiana, che Cesare Balbo individua subito come una realtà molto diversa, perché in Italia non c'è un'unità popolare così come si è realizzata spontaneamente in Spagna. In Italia c'è una situazione settaria che mina questa spontaneità. Quindi c'è, diciamo, un amore critico, ma un amore molto attento a questa dimensione della guerra popolare. C'è poi il discorso della libertà interna, cioè come si traduce, una volta che uno Stato riesca a rendersi indipendente da una potenza straniera, in un progetto di Costituzione. Ecco, erano gli anni in cui il padre Prospero Balbo, si diceva ieri, stava lavorando a progetti costituzionali, di cui a Torino si parlava, c'era chi ne sapeva di più, chi ne sapeva di meno, ma noi sappiamo appunto il Coté di Prospero Balbo guarda a un'idea di Costituzione che ha come modello l'Inghilterra, quindi una Costituzione moderata, cosa ben altra rispetto a quella Costituzione che in alcuni moti / rivoluzioni del 21 in Piemonte, ad Alessandria, non erano gli stessi, perché sappiamo appunto che la rivoluzione alessandrina è un caso un po' diverso. Cesare Balbo è un giovane che sottolinea una maggiore continuità rispetto al padre, anzi utilizza la sua posizione privilegiata diciamo culturalmente e politicamente, per analizzare fin dagli anni giovanili temi molto importanti che verranno poi sviluppati dal suo pensiero. Noi conosciamo Cesare Balbo come uno dei personaggi che entrano più precocemente nel pantheon del Risorgimento italiano, perché sappiamo che Ercole Ricotti gli dedica già nel 1856 una biografia, si occupa di analizzare appunto la produzione dei suoi scritti, quindi una biografia molto precoce. E poi abbiamo gli studi di Ettore Passerell d'Andrer, che ne hanno studiato anche diciamo la fase della giovinezza. Ecco, forse però poi è uno di quei personaggi moderati che sono stati messi un po' nell'angolo, costretti a questa immagine calata dall'alto, no? Questa generazione di alfieriani che aveva svolto delle riflessioni molto interessanti su questa dimensione intermedia, cioè da una parte c'erano i legittimisti, dall'altra c'erano i costituzionali, ma in mezzo c'era un gruppo di moderati. Qualcuno li ha definiti fortemente moderati, è il caso di Romagnani, ma è Cesare Balbo che cerca di dare una definizione propria di questi moderati, e lo fa in uno scritto, ecco quello che vorrei, avviandomi verso le conclusioni, sottoporre alla vostra attenzione, una memoria
intitolato Memorie sulla rivoluzione del 1821 in Piemonte, scritta a Parigi nel 1822, quindi nell'anno immediatamente successivo, quando Cesare insieme al padre Prospero lascia Torino, deluso dagli esiti della rivoluzione del 21 in Piemonte, e riflette, dopo il triennio fondamentale che aveva trascorso prima a Madrid, su come fossero andate le cose in Piemonte. Ebbene, in queste memorie c'è, oltre che la sottolineatura di quel binomio libertà esterna, libertà interna, che aveva maturato nel triennio madrileno, c'è anche una riflessione, io trovo molto importante, che mi piacerebbe leggervi, sul concetto di moderati, su questo concetto di moderati, che è quello che insomma io trovo un po' più difficile da definire in modo così netto. Cito da questa memoria del 1822. I reami presenti d'Europa paiono a me potersi distribuire in tre classi. Nella prima è l'Inghilterra, sola ai nostri tempi, la quale abbia serbato il retaggio antico della libertà. Nella seconda, di cui la Francia è capo ed esempio, dove il principe legittimo, restaurato, ha restaurata con libere concessioni donate ai suoi popoli una libertà moderata di principato, aristocrazia e democrazia. La terza è di quelle più o meno sconvolte dalla rivoluzione o occupazioni straniere, quindi il caso che viveva anche il Piemonte, ma dove tuttavia si aspetta qualche riordinamento di libertà, o almeno di leggi, nei reami in cui non ha Dio finora concesso un principe legislatore, il maggior numero degli uomini sta tutto negli estremi, o per il principato assoluto o per la plebea libertà, e il mezzo, scarso di numero, è fra questi due estremi oppresso del tutto o fatto nullo, e in questo stesso mezzo i più vi stanno, o come doppi per adulare poi ed accostarsi alle parti vincitrici, o almeno come dubbi per ritirarsi da ogni disperato conflitto e obbedire a chi che sia. Onde quasi niuni rimangono i veri moderati virtuosi, i quali, dannando e ripudiando l'uno e l'altro estremo, abbiano cuore di progredire, raccolti in sé e nella propria virtù, per via aspra e mentrista del giusto mezzo. Tra i veri moderati virtuosi, Cesare Balbo include anche il padre, che appunto aveva raggiunto Avignone dopo il fallimento del suo progetto costituzionale e dopo le dimissioni che erano state date da tre primi segretari a Torino. Prospero Balbo si era dimesso dopo il 21, all'inizio del regno di Carlo Felice, dalla segreteria degli interni. Alessandro Saluzzo si era dimesso dalla segreteria di guerra. Antonio Filippo Asinari di San Marzano si era dimesso contemporaneamente dalla segreteria degli esteri. C'era stato un ricambio di quella burocrazia per le ragioni che spiegava Pierangelo Gentile ieri, cioè arriva Carlo Felice e qual è il legame che sente verso il passato? Prima di tutto il legame con una burocrazia che possa essere fedele. C'è questo ricambio di questi tre ministri che, guarda caso, erano tutti legati per parentela tra loro. Vi spiegherò nelle note del saggio che c'erano dei legami parentali molto stretti, c'erano stati dei contatti nei salotti frequentati da questi ministri che avevano visto la presenza di questi giovani moderati, più o meno virtuosi, più o meno consapevoli, ma anche di coloro che avevano fatto le scelte più radicali. Il ministro della guerra, e mi avvio alla conclusione, il ministro della guerra Alessandro Saluzzo, figlio di quell'Angelo Saluzzo che aveva fondato le scuole d'artiglieria, era stato uno dei fondatori delle scuole d'artiglieria, quindi di quelle armi dotte che avevano creato la cultura tecnocratica settecentesca torinese. Alessandro Saluzzo si trova presso la segreteria di guerra un santore di Santa Rosa. Un santore di Santa Rosa che nei suoi giudizi è la persona più intelligente che possa affrontare in quegli anni la situazione della rivoluzione. E però santore di Santa Rosa gli sfugge di mano. Quindi questi ministri attrezzatissimi culturalmente, legati a questo momento in cui i moderati cercano di resistere presentando fino alla fine dei progetti costituzionali alternativi rispetto a quelli spagnoli,
Sono disarmati, c'è una situazione di sorpresa, c'è questa monarchia in sofferenza che poi avrà l'esito appunto del passaggio di consegne al regno di Carlo Felice. Come concludere? Quali conclusioni ricavare da questo mio discorso, che spero non troppo sintetico e spero possa essere un po' più articolato leggendo i testi che ho visto. Sicuramente le mie riflessioni non rinnovano molto delle biografie di personaggi che sono ampiamente studiati, ma forse ci aiutano a collocare in un contesto molto più mosso quelle ambiguità di Carlo Alberto, perché in genere appunto Carlo Alberto viene definito come questo personaggio ambiguo, con delle colpe e delle responsabilità. Notate bene che lo stesso Cesare Balbo, in quella memoria del 1822, si dice deluso da Carlo Alberto, si dice tradito, si dice amareggiato, ecco, forse amareggiato è l'espressione migliore da questo sovrano. Si dice amareggiato dal sovrano, ma si dice anche incompreso da quei suoi amici che frequentavano i salotti di Palazzo D'Azeglio, in cui c'erano i Balbo, c'erano i D'Azeglio, c'erano anche i Saluzzo. Quindi questa tristezza, questa amarezza che spiega le indecisioni di Carlo Alberto. Cioè Carlo Alberto non è l'unico ad avere queste ambiguità, c'è un contesto molto più ampio che viene colto di sorpresa, che viene colto da questa indecisione. Altra riflessione, sto chiudendo, è porre attenzione alla cronologia delle fonti, appunto, cioè porre attenzione a questo formarsi, questo plasmarsi delle opinioni di questa giovane generazione nel corso delle vicende del 20 e 21, ma in quello che poi seguirà negli anni 30 e 40. E poi, appunto, tutta la difficoltà ad affrontare quella storia che oggi sembra, diciamo, tra le correnti più emergenti, la storia dei sentimenti, cioè entrare nella dimensione dei sentimenti. È difficilissimo perché si è condizionati molto dalle fonti che si studiano e soprattutto dalla cronologia di queste fonti. Chiudo, credo, spero di avere... No, non c'è problema. Io ti ringrazio molto. Allora, è la prima volta che ovviamente... prima volta che mi trovo a gestire un convegno dove ci sono degli interventi in remoto, quindi dobbiamo rivoluzionare la scaletta, perché il professor Pinto, che doveva intervenire alle 11:40, non può intervenire alle 11:40 in remoto. Allora anticipiamo l'altro intervento in remoto del professor Auxin Ciruelos e posticipiamo l'intervento in vivo di Cristina Gonzalez, perché se no, se gli do 20 minuti a lei come le spettano, sforiamo i tempi per i collegamenti in remoto. Quindi adesso fra 5 minuti si dovrebbe collegare il professor Ciruelos dell'Università di Burgos, che parlerà su d'eroe a martir durante la prima guerra civile spagnola contemporanea, la imagen del empecinado en la prensa del triennio costituzionale. È interessante l'uso del titolo, del termine guerra civile, per parlare della guerra dell'indipendenza, perché molti spagnoli non l'accettano questa realtà, perché la guerra dell'indipendenza, oltre che con i francesi, è stata anche una guerra civile ed è stata la prima guerra civile spagnola. Però sono pochi gli storici in Spagna con cui ho parlato che accettano questa idea. Ecco, adesso eccolo lì. Hola, buenos días, ¿se me oye? Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Empiezo ya? Sí. Muy bien, pues nada, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Lamento no poder estar presencialmente allí junto a todos ustedes, pero bueno, las circunstancias son las que son y esperemos que se solucionen más tarde o más temprano y que haya otra ocasión para que yo pueda estar allí junto a todos ustedes. Antes de comenzar, lógicamente, tengo que darle las gracias a todas las personas y a todas las instituciones que han hecho posible esta reunión científica de altísimo nivel y muy especialmente a Vittorio por haber confiado en mí y por haberme invitado. Efectivamente, yo les voy a hablar sobre un personaje, Juan Martín Díez el Empecinado,
y de una época muy concreta, la España de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX, que se caracterizó en líneas generales por sus profundos cambios políticos, sociales, económicos y territoriales. Esta España a caballo entre los siglos XVIII y XIX fue, por lo tanto, una España convulsa, en crisis constante, pero dentro de una Europa igualmente cambiante e inestable. En este sentido, principalmente en lo que llevamos del siglo XXI, los estudios sobre la Guerra de la Independencia y sobre el trienio constitucional, dentro de un marco más amplio e internacional, ya no son la excepción, sino la norma. Este es un buen motivo para congratularse. Y además, este Congreso Internacional sirve para confirmar. Ahora bien, para profundizar en esta cuestión, pero sin salirme del tema de la presente ponencia, creo que basta con hacer un breve resumen de la biografía de una sola persona, Juan Martín Díez, más conocido como El Empecinado. Porque en 1792, creo que es importante hacer un breve resumen biográfico de la figura de Juan Martín Díez para después profundizar en las cuestiones ligadas a la propaganda referida a este personaje durante el trienio. En 1792, Juan Martín era un joven labriego, apenas tenía 17 años, nacido en 1775 en Castrillo de Duero, en Valladolid, localidad en la que residía y trabajaba el campo junto a sus padres. Es decir, que Juan Martín era un campesino, hijo de campesinos que se ganaba el pan con el sudor de su frente labrando la tierra en una aldea justo en el confín entre Valladolid y Burgos, dentro de la comarca conocida como Campo de Peñafiel. Pero tan solo un año después, contando ya 18, Juan Martín se alistó en el ejército español para ir a combatir contra una nueva Francia, una hidra regicida y revolucionaria. Y en esta imagen incidió mucho el clero español más reaccionario de aquel momento, que además era el clero mayoritario dentro de la Iglesia patria. Claro, la derrota de España en la Guerra de la Convención, también conocida como Guerra del Rosellón o Guerra Gran, hizo que Juan Martín volviese a su tierra en 1795. Entonces se aprovechó para casarse, se instaló con su mujer en el pueblo burgalés de Fuentecén y simplemente volvió a dedicarse a las tareas del campo. Pero en 1808, coincidiendo con la invasión napoleónica de España, Juan Martín reverdeció viejos laureles y viejas derrotas en un primer momento, pues participó en las batallas de Cabezón de Pisuerga y de Medina de Río Seco, ambas en la provincia de Valladolid, sendos descalabros patrióticos, por cierto. Estas derrotas frente al ejército imperial francés hicieron que el soldado regular llamado Juan Martín fuese dando paso poco a poco al famoso guerrillero conocido por todos como El Empecinado. Y de hecho fueron sus actos durante la Guerra de la Independencia y sobre todo la fama que se derivó de dichos actos los que le hicieron pasar a la historia. Es decir, que la fama que obtuvo El Empecinado durante la Guerra de la Independencia es la que nos ha permitido conocer su pasado y los hechos posteriores a aquel conflicto, protagonizados por este personaje. Porque si hasta 1808 Juan Martín Díez fue un perfecto desconocido, en 1814 El Empecinado ya era uno de los líderes guerrilleros más famosos de España, amén de general de brigada y posteriormente mariscal de campo, y además se trataba de un símbolo y de un magnífico representante del mito del pueblo en armas, con proyección nacional e internacional. Toda aquella fama se la debió El Empecinado en parte, lógicamente, a sus habilidades para la práctica de la guerra irregular, es decir, de la guerrilla, y en parte gracias a una masiva campaña de propaganda que resultó positiva y eficaz. Por decirlo de otra forma, la España patriótica, invadida por Napoleón Bonaparte, necesitaba héroes y victorias. La recién nacida prensa patriótica también necesitaba héroes y victorias para mantener alta la moral de los ejércitos y de la población civil y para vender ejemplares, lógicamente, al menos en el caso de las publicaciones de iniciativa privada. Y uno de los héroes que acudió al rescate de la patria en peligro fue El Empecinado, héroe que hizo las delicias de la recién nacida prensa libre española y americana y de la opinión pública que consumía aquella prensa. Durante la Guerra de la Independencia, Juan Martín protagonizó cientos de noticias que fueron publicadas por toda clase de periódicos,
algunos patrióticos, otros afrancesados, algunos oficiales, otros de iniciativa privada, algunos liberales y otros absolutistas, periódicos tanto españoles como de la América Española y también europeos. Del empecinado se supo a través de los periódicos españoles de Madrid, de Cádiz, de Sevilla, de Gerona, de Tarragona, de Palma de Mallorca, de Valencia, de Alicante, de Soria, de La Coruña, Guadalajara, Cuenca. Y en el caso de la América Española, los periódicos encargados de difundir la fama del empecinado lo hicieron desde Ciudad de México, Caracas, La Habana y Montevideo. Y en el caso de los europeos, los papeles que citaron al guerrillero se localizaron en Londres, Berlín y Hamburgo. Pero más allá de aquellos centenares de noticias, Ania, el café. Más allá de aquellos centenares de noticias, al empecinado se le dedicaron también solo durante el periodo 1809-1814 numerosos poemas y grabados, cuatro obras de teatro y dos biografías. Una publicada en Ciudad de México en 1812 y la otra en Madrid en 1815, una vez terminada la guerra. De hecho, a partir de 1810, la prensa patriótica comenzó a utilizar la voz empecinados como sinónimo de guerrilleros y el apodo empecinado dio lugar al verbo pronominal empecinarse, que significa obstinarse, aferrarse o encapricharse. Ahora me gustaría hacer hincapié muy brevemente en cuál fue la imagen del empecinado transmitida por la prensa patriótica durante la Guerra de la Independencia para posteriormente poder compararla con la imagen que de él se transmitió durante el trienio liberal, para poder proceder con esta comparación. La imagen del empecinado durante la invasión napoleónica de España fue la de un héroe popular hecho a sí mismo, sin defectos, pero repleto de virtudes como el patriotismo, la bizarría, la astucia, la fuerza, la dignidad, la magnanimidad y un largo etcétera de virtudes. El empecinado de la Guerra de la Independencia fue, en definitiva, y siempre según la prensa patriótica, un firme y activo puntal en la defensa de la trilogía Dios, Patria y Rey en aquellos momentos de zozobra y de ocupación extranjera. Hay que señalar en cualquier caso que estoy hablando en todo momento de propaganda, así que no es mi objetivo analizar cuánta verdad o cuánta mentira contenían los documentos periodísticos o de otro tipo disponibles sobre el empecinado, sino su papel a la hora de crear y desarrollar y difundir la imagen de un personaje idealizado por unos, en este caso los patriotas, y vilipendiado por otros, en este caso los afrancesados. Como después ocurrirá casi exactamente igual durante el trienio, será el empecinado idealizado por los liberales, y sobre todo por los liberales exaltados, y sin embargo será criticado con saña por los absolutistas. Porque lógicamente la imagen que dieron del empecinado los periódicos patrióticos de la Guerra de la Independencia fue opuesta a la que ofrecieron los periódicos afrancesados. Y esto mismo, como decía, sucederá también durante el trienio liberal. Así, durante la Guerra de la Independencia, según la propaganda patriótica, el empecinado luchó por el Dios del Antiguo Testamento, al que solían referirse los clérigos más belicosos, en contraposición al clero afrancesado, que también lo hubo. El empecinado luchó también por una patria que en los periódicos, a partir de 1812, ya estaba en disputa entre la España constitucional de Cádiz y la España reaccionaria, refractaria a la Carta Magna Gaditana, y el empecinado luchó por un rey, Fernando VII el Deseado, y también idealizado gracias a la prensa, que en España no dejaba de ser una incógnita, incógnita que solo se reveló cuando el monarca volvió a su patria tras su exilio, digamos que dorado, en Francia. La imagen del empecinado durante la Guerra de la Independencia, a grandes rasgos, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, fue la misma que obtuvieron todos los grandes líderes guerrilleros de aquel periodo, sin excepciones. Desde Jerónimo Merino Cobb, el cura Merino, hasta Francisco Espocimina, pasando por Mariano Renovales, Francisco de Longa, Juan Díaz Porlier, Pablo Morillo o Julián Sánchez, por citar tan solo a los líderes que alcanzaron el rango de general de brigada o de mariscal de campo. Por lo tanto, aunque en los papeles sí quedó reflejada la lucha de ideas entre liberales y absolutistas, y aquí podríamos hablar ya de una guerra civil de papel que no llegó a materializarse, una guerra civil en el campo de las ideas, pero que no llegó a materializarse en el campo de batalla, me refiero a la Guerra de la Independencia.
Esta confrontación ideológica, sin embargo, entre liberales y absolutistas no afectó a las guerrillas ni a los líderes guerrilleros, al menos desde el punto de vista de la propaganda. Es decir, que no afectó de cara al público, lo cual no significa que dentro de cada uno de aquellos hombres no se hubiesen infiltrado ya determinadas ideas, bien liberales, bien absolutistas, que en cualquier caso no llegarían a salir a la superficie hasta el trienio, o por lo menos durante el sexenio absolutista. Claro, una vez concluida la guerra, la restauración del absolutismo por parte de Fernando VII supuso tanto el abrupto final de la prensa libre española en su primer apogeo, como la caída en desgracia y posterior diáspora de los líderes guerrilleros liberales o más próximos al liberalismo. Incluso el líder guerrillero que con mayor fervor abrazó el absolutismo, que seguramente fue Jerónimo Merino, el cura Merino, no fue premiado según sus deseos, dado que quería continuar con la carrera castrense, algo imposible. Pero a él le interesaba o le gustaba esa idea, le atraía porque al principio de la Guerra de la Independencia él era un simple cura de pueblo, el párroco de su pueblo natal, y al final de la Guerra de la Independencia, gracias a su talento a la hora de practicar la guerra de guerrillas, Jerónimo Merino era ya general de brigada y gobernador militar de Burgos. Lo que recibió como premio fue una canonjía en la Catedral de Valencia, una buena recompensa, pero que seguramente él no deseaba. De la misma forma, casi todos los grandes líderes guerrilleros de la Guerra de la Independencia terminaron abrazando, muchos de ellos terminaron abrazando el liberalismo, tal vez no por convicción, aunque este no fue el caso del empecinado, sino por conveniencia. ¿Por qué? Ahora lo explicaré un poco mejor. Durante el sexenio absolutista, ya nos vamos acercando poco a poco al trienio, prometo llegar dentro de poco, el empecinado estuvo exiliado en su pequeño pueblo natal de Castrillo de Duero y la prensa libre dejó de existir tras el golpe fernandino del 4 de mayo de 1814. A pesar de todo, el día 13 de octubre de 1814, el empecinado fue ascendido por el rey Fernando a mariscal de campo. El exilio en su pueblo natal se debió, sin lugar a dudas, a las ideas liberales del empecinado, pero también a que una vez concluida la guerra, sobraban soldados y suboficiales y oficiales y generales y mariscales. Había que redimensionar, el ejército, y aquellos que no provenían de la vida castrense antes de la guerra o que no pertenecían a la nobleza, lo iban a tener realmente difícil para continuar. De hecho, según el Estado Militar de España de 1815, en aquel año el ejército español tenía un generalísimo, 9 capitanes generales, 7 de los cuales nombrados entre 1808 y 1814, 120 tenientes generales, 79 de los cuales nombrados entre 1808 y 1814, y la friolera de 197 mariscales de campo, de los cuales 171 nombrados entre 1808 y 1814, 39 nombramientos solo en 1814. De brigadieres ni hablamos porque la lista es prácticamente infinita. En el Estado Militar de España de 1815, la lista de brigadieres o generales de brigada ocupa 10 páginas. Así pues, por mucho que algunos generales de brigada, por mucho que algunos mariscales de campo fuesen famosos héroes populares surgidos de la guerrilla, su humilde cuna les abocaba a una carrera truncada. Es decir, que podía estar muy bien ser mariscal o general de brigada y cobrar el sueldo correspondiente, pero resultaba ridículo ser un mariscal no ya sin ejército, sino o sin una división al menos, o sin una brigada, sino sin un solo soldado al que mandar. Es fácil adivinar, por lo tanto, cuáles fueron los motivos que impulsaron a numerosos líderes guerrilleros y a otros tantos militares regulares a conjurar contra Fernando VII. Lo cierto es que Juan Martín no se sabe a ciencia cierta si participó en alguna conjura, en algún pronunciamiento antes del advenimiento del trienio liberal, pero sí se sabe que Juan Martín se atrevió a poner por escrito y a entregar en mano a Fernando VII una exposición de motivos en forma de carta en la que defendía la Constitución de Cádiz de 1812, exoneraba al rey por haber perjurado la Constitución, pero culpaba a su camarilla, a la camarilla del rey, del giro absolutista del monarca después de haber jurado la Carta Magna.
Esta carta vio la luz en su momento en forma de pequeño libro publicado por la imprenta de la Viuda de Cerezo en Cádiz en 1815. Volvió a imprimirse en Madrid y en Granada apenas se restableció en España la libertad de prensa en 1820, una vez comenzado el trienio liberal. ¿Es posible que el empecinado estuviese de acuerdo con esta exposición, con esta carta? Desde luego la firmó y desde luego se la entregó en mano a Fernando VII el 13 de febrero de 1815, pero es también posible que no fuese él el autor del texto porque no parece encajar demasiado bien con la forma habitual de expresarse del empecinado. Hay quien incluso ha hablado de esta exposición como de una especie de manifiesto de los persas liberal presentada al monarca por un héroe popular surgido del pueblo llano. En cualquier caso, a pesar de este atrevimiento, que no fue un atrevimiento pequeño, el empecinado fue exiliado, pero no fue encarcelado, ni se le obligó al exilio fuera de España, ni se le ejecutó tampoco, probablemente por la fama que había acumulado durante la Guerra de la Independencia. Bueno, vamos a pasar ya a... Voy a saltar directamente la parte dedicada a los pronunciamientos y a los intentos de golpe de Estado contra Fernando VII durante el sexenio absolutista. Que sí que es verdad que varios de los protagonistas de estos golpes fueron guerrilleros que antes de la Guerra de la Independencia eran personajes completamente desconocidos en España y que, sin embargo, justo después de la Guerra de la Independencia intentaban que la España surgida de las Cortes de Cádiz tuviese un mayor recorrido, pero lo intentaron sin éxito. Desde luego, el guerrillero más importante que intentó descabalgar a Fernando VII, o por lo menos intentar que volviese a jurar la Constitución. Te faltan 3 o 4 minutos máximo. No me digas, Vittorio, pues entonces voy a correr porque tengo que hablar, lógicamente, de la imagen periodística y propagandística del empecinado durante el trienio liberal. Desde un punto de vista cuantitativo, Juan Martín fue citado o protagonizó al menos 350 noticias diferentes entre 1820 y 1823, algunas más entre 1824 y 1825. Eso significa que los periódicos recurrieron a la imagen del empecinado por diferentes motivos. De todas formas, ya que me falta tan poco tiempo, prefiero no hacer más referencia a las cuestiones cuantitativas y geográficas, pero sí que me gustaría hablar de algunas cuestiones cualitativas. En 1821 tuvo lugar una revuelta realista en Castilla la Vieja, más concretamente en el sur de Burgos y en las comarcas colindantes. El cabecilla militar de aquella revuelta fue otro antiguo y famoso guerrillero de la Guerra de la Independencia, del que ya he hablado, Jerónimo Merino Cobb, más conocido como el cura Merino. El empecinado trató de capturar al cura Merino por mandato oficial y el sacerdote fue retratado por la prensa liberal del trienio como un individuo despreciable y salvaje, un fanático ultramontano al que había que derrotar o aniquilar. Así pues, dos de los principales héroes guerrilleros de la Guerra de la Independencia, que tuvieron una imagen muy parecida gracias a la propaganda de aquel conflicto, se enfrentaron política, ideológica, militar y propagandísticamente durante el trienio desde posiciones totalmente contrapuestas. En esta ocasión, sin embargo, el empecinado se mostró impotente y esto tuvo reflejo directo e indirecto en la prensa liberal. Según los papeles, Juan Martín, el empecinado derrotaba, capturaba e incluso mataba a Merino con cierta frecuencia. Esto hacía que aquellas noticias denotasen la impotencia del empecinado y del gobierno constitucional a la hora de hacer frente a un enemigo jurado. Y también esto demuestra la escasa veracidad de los periódicos de aquella época. En realidad, la escasa veracidad también se podía aplicar a los periódicos de la Guerra de la Independencia. La lucha entre el empecinado y Merino se prolongó durante muchos meses, sin éxito para el primero. Merino tenía seguidores muy fieles y el apoyo del clero burgalés más reaccionario, y las noticias que protagonizó junto al empecinado a la postre le fueron favorables por la propia dinámica de la guerra. Y es que el empecinado no fue capaz de terminar con un pequeño foco guerrillero, minando así su imagen de héroe invicto y potenciando la de Merino por encima de los éxitos militares de este último, que fueron poco significativos, más allá de soportar la persecución de Juan Martín y de mantener viva la llama del absolutismo en tierras castellanas.
Es relevante señalar que la prensa liberal trató al cura Merino de una forma muy parecida a la que utilizaron los periódicos afrancesados de la Guerra de la Independencia para cargar contra los guerrilleros. Además, las críticas contra el cura guerrillero se hicieron extensivas al clero burgalés y a la población civil. Si bien la población civil podía y solía considerarse engañada por las artimañas de Merino, y eso también lo reflejó la prensa, y por el ascendiente de la iglesia ultramontana sobre el pueblo llano, que era un pueblo muy crédulo y fácilmente manipulable, lo cierto es que las críticas contra el cura Merino y contra la iglesia por parte de los diputados en Cortes y por parte de la prensa liberal fueron tremendos. En palabras del diputado Juan Alberto, Alberto, lo siento, pero tenemos el otro link en remoto de casi de inmediato. Bueno, pues lo siento mucho, me he alargado demasiado. Espero en cualquier caso que les haya gustado y ya habrá ocasión de leer el texto. En el texto podrás extenderte y después espero que se pueda hacer el coloquio si tú estás presente. Ahora vamos a ver si llega el otro colegamiento, porque esto no lo sabemos todavía. Gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Adesso vediamo se riusciamo, se si stabilisce il collegamento col professor Pinto, che ha chiesto di parlare a mezzogiorno. Va bene così? Va bene, d'accordo, così. Va bene, innanzitutto buongiorno a tutti, chiedo scusa per la mancata partecipazione all'evento di ieri. In realtà purtroppo era comunque una combinazione difficile perché avevo previsto per settembre, poi ovviamente è stata destrutturata, diciamo, l'organizzazione dei cicli, come Vittorio, a cui ancora scusa, sa, questo purtroppo si intrecciava con una serie di cose tra Roma e Salerno, che ho cercato di modulare fino alla fine, ma non sono riuscito e chiedo ancora scusa. Cercherò di essere breve, anticipando solo alcune linee concettuali della riflessione che volevo proporre, che mi rendo conto che questa cosa ha modificato i programmi, cercando poi di recuperare se trasformeremo questo in dei testi scritti. La premessa della linea di ricerca in cui mi sto muovendo e quindi anche di questo intervento è la collocazione della... Pronto? Sì, va bene. E la collocazione di questa crisi, cioè la crisi del 1820-21, all'interno, diciamo, dal punto di vista della controrivoluzione, dei controrivoluzionari. Forse il termine controrivoluzionario in questo senso è anche abusato, forse potrebbe essere un poco trasformato, diciamo, dal punto di vista dei realisti, cioè di coloro che nell'epoca della Restaurazione, in forme e con caratteri diversi, avevano costruito una diversa risposta alla crisi di legittimità che si era determinata nello spazio borbonico durante le guerre dell'impero. E quindi il punto di partenza, ma anche lo sviluppo di questa riflessione, si colloca nel decennio precedente alla Restaurazione, e cioè nella grande crisi di legittimità che coinvolse lo spazio borbonico e che vide l'Europa occidentale, quindi le monarchie, in Italia e in Spagna, essere coinvolte da un cambio di regime e da un cambio della sovranità monarchica, cioè quello che vide la formazione delle monarchie napoleoniche di Napoli e Madrid, molto diverso da quello che invece coinvolse gli altri nemici del grande impero napoleonico, cioè le monarchie prussiana, russa, austriaca, che pur sconfitte in diverse occasioni dalle armate dell'impero, non registrarono mai un cambio della sovranità monarchica e quindi un cambio di regime talmente profondo da mettere in discussione la legittimità stessa dell'istituzione. Invece nell'Europa occidentale, cioè in quelle monarchie che erano eredi per qualche aspetto addirittura del patto di famiglia tra Luigi XV, Luigi XVI e Carlo III, la crisi di legittimità determinata dalle guerre dell'impero determinò l'implosione dello spazio borbonico, la trasformazione della ricerca di una nuova legittimità in una serie interrotta di conflitti civili che tra il 1806 e il 1814 coinvolsero tutto il Mediterraneo borbonico e l'Atlantico e crearono, questa è la premessa, diciamo, alla crisi che poi verrà analizzata in questo testo, e crearono quattro diverse risposte a questa crisi di legittimità.
una risposta che noi potremmo definire borbonico-realista, cioè i sostenitori delle monarchie borboniche, i sostenitori, diciamo, delle due monarchie che erano state sostituite dai Napoleonidi, che avevano finito per essere in cattività in Francia oppure in esilio a Palermo, e che quindi si basavano il proprio progetto politico su una restaurazione della monarchia borbonica attraverso una ipotesi borbonico-costituzionale, che è quella che porterà nel 1812 ad attori politici che comunque si definivano avversari del grande impero a una soluzione di tipo liberal-costituzionale, cioè gli attori che determinarono a fianco degli inglesi con maggiore o minore forza tra Palermo e Cadice le costituzioni del 1812, che comunque si collocavano nell'area della restaurazione borbonica, una soluzione di tipo rivoluzionario indipendentista che si sviluppò quasi esclusivamente nello spazio imperiale americano nel centro e nel Sud America, e una soluzione napoleonica che vide una parte, in questo caso molto meno forte di quello che era lo spazio borbonico, riconoscersi nella soluzione europea imperiale proposta da Bonaparte, un attore che ebbe una certa rilevanza in realtà soltanto in Italia, nel nostro caso soltanto nel Mezzogiorno italiano, perché molto minoritaria fu l'adesione a questa soluzione politica in Spagna, praticamente inesistente, con pochissime eccezioni in America. E quindi, continuando per titoli, in modo da rendere il più breve possibile questa comunicazione telematica, la crisi di legittimità che subì lo spazio borbonico come conseguenze delle guerre dell'impero determinò quattro diverse soluzioni possibili. Una soluzione borbonico-realista che veniva tenitori della monarchia in America, nel Mezzogiorno italiano e in Spagna, una soluzione borbonico-costituzionale che si sviluppò quasi esclusivamente in questo spazio politico, una soluzione napoleonica che ebbe un risultato in presenza, forse importante, solo nel Mezzogiorno d'Italia, in misura molto minore in Spagna, è una soluzione rivoluzionario indipendentista che soprattutto a partire dal 1810, 1811, 1812 prese una quota significativa in buona parte delle colonie americane, in particolar modo in alcune aree dell'America centrale e dell'America settentrionale. La restaurazione del 1814, terza parte, continuo per titoli di questa riflessione, portò a soluzione a questa divisione in quattro ipotesi diverse della crisi dello spazio borbonico. Tra il 1814 e il 1816 scomparve praticamente l'ipotesi tipo napoleonico fine europeo. L'ultimo tentativo che possiamo inserire in questo schema fu ovviamente la fallita spedizione di Murat nel Mezzogiorno italiano, e le forze che in un qualche modo si erano riconosciute nel progetto napoleonico, quello sicuramente minore in questo schema, si integrarono più o meno rapidamente nel nuovo attore che sorgeva nell'epoca della Restaurazione, cioè il Partito Liberale. Qui vado sempre per termine, ovviamente parliamo di un movimento complesso, articolato, che aveva mille nomi a partire da quello della carboneria, che assorbì una parte importante sia del movimento borbonico costituzionale, che era stato messo da parte con l'abrogazione delle costituzioni prima di Cadice e poi di Palermo, sia il vecchio partito napoleonico, che non aveva più una ipotesi politica importante di riferimento. E quindi l'inizio della restaurazione vede una trasformazione di questi attori politici, anche se in realtà protagonisti, leader, gruppi territoriali, gruppi sociali, blocchi e gruppi sociali, non so, gruppi, anche blocchi sociali, erano sostanzialmente gli stessi del decennio delle guerre dell'impero e della crisi di legittimità. E quindi questo porta a una esemplificazione nell'epoca della Restaurazione, quindi terza parte di questa riflessione tra il 1814 e il 1818, degli attori politici che cercano di offrire una soluzione alla crisi di legittimità della monarchia borbonica. Scompare il partito napoleonico,
si trasforma il partito borbonico costituzionale e questo diventa sostanzialmente nell'Europa occidentale, ma per quello che interessa a noi, il Mezzogiorno, il partito liberale, particolarmente significativo nell'opposizione politica clandestina e cospirativa in Italia e in Spagna. Questo discorso assume caratteri diversi invece nell'America centrale, nell'America meridionale, perché invece il partito rivoluzionario indipendentista, che pure assorbe sempre di più i principi di carattere liberale, conserva sostanzialmente quello che è diventato l'obiettivo fondamentale della risposta alla crisi di legittimità del grande spazio imperiale, che è quello della costruzione di progetti nazionali indipendenti, anche se ancora non declinati, come li vedremo alla fine degli anni 20. In realtà in questi 4-5 anni, tra questi due attori, l'attore che riesce a vincere la partita, la sfida della restaurazione, è il partito borbonico assolutista. Se noi guardiamo la mappa della restaurazione da Napoli a Madrid, da Ciudad de México a La Habana, da Bogotà fino a Lima, il partito borbonico assolutista riesce a ricostruire largamente l'antico spazio imperiale. Tanto è vero che se il partito liberale è sconfitto con l'abolizione delle soluzioni costituzionali in Italia, nell'Italia meridionale e in Spagna, il partito indipendentista viene sconfitto dalla reazione dell'esercito realista messicano, dalla spedizione dal successo dell'esercito realista in Perù e dalla spedizione di Pablo Morillo, che vede l'esercito realista borbonico riconquistare quella che prendere il nome di Gran Colombia, cioè il territorio che grosso modo va dal Rio delle Amazzoni fino a Panama, possiamo vedere come sostanzialmente la monarchia borbonica riesce a ricostruire nell'epoca della restaurazione, su un progetto assolutista, il suo spazio imperiale, riducendo all'opposizione clandestina il partito liberale, al controllo di porzioni largamente minoritarie, ovviamente escludendo da questo discorso il Rio della Plata, il partito rivoluzionario indipendentista americano. Pertanto questa storia fino al 1818 presenterebbe uno spazio imperiale ricostruito sulla base di un nuovo patriottismo monarchico, che non è ovviamente quello di antico regime, anche se molti richiami simbolici e non solo simbolici, molte rappresentazioni immaginari, molto spesso si richiamano specialmente all'antico regime, ma in realtà è un nuovo patriottismo nazionale che si basa sulla ricostruzione di una monarchia centralizzata che attraverso la sua identificazione con la situazione nazionale rinnova la costruzione dello spazio reale, dello spazio imperiale. Che cosa determina la crisi dello spazio borbonico? La mancata capacità, molte cose, ma tra queste, sempre continuando per titoli, la mancata capacità di negoziazione della monarchia borbonica. E cioè nell'epoca della restaurazione la ricostruzione dello spazio imperiale si basa su un patriottismo monarchico controrivoluzionario che pensa di poter sconfiggere sia il liberalismo mediterraneo che l'indipendentismo liberale atlantico e concentrato ovviamente nell'Europa, nell'America centro-meridionale, e di ricostruire attraverso questo spazio imperiale che può tornare a competere, come era stato per tutto il XVIII secolo, con la corona britannica nella definizione dei nuovi spazi imperiali atlantici. In realtà quello che succede nel 1819 e il 1823 determina la sconfitta di questo tentativo di ricostruzione di un patriottismo borbonico sovranazionale atlantico e mediterraneo, perché nel 1819 e 1821 la combinazione della rivoluzione mediterranea e della rivoluzione atlantica mette in crisi radicale il patriottismo borbonico che aveva ricostruito lo spazio imperiale. Una crisi radicale che si determina attraverso il collasso delle istituzioni militari. Inizia con l'ammutinamento dell'esercito che doveva sostituire quello di Pablo Morillo in America meridionale, dopo il ritiro e fatto l'esaurimento della spedizione di Pablo Morillo, continua con l'ammutinamento dell'esercito napoletano che mette in crisi la restaurazione due siciliana, e si completa non molto mesi dopo con l'ammutinamento dell'altro importante esercito realista, quello messicano, attraverso ovviamente progetti e soluzioni di tipo diverso, ma che determina sostanzialmente l'altro elemento interpretativo di questo intervento festivo, e cioè che lo spazio borbonico è messo in discussione da due elementi: da un lato dalla mancata capacità della monarchia di integrare
le posizioni politiche in questo nuovo progetto imperiale, dall'altro per i caratteri rivoluzionari e modernizzanti che alcune istituzioni interne alla monarchia o assorbite o riassorbite dalla monarchia, innanzitutto il funzionariato e soprattutto l'attore militare, avrà maturato nelle guerre dell'impero e dell'esplorazione. Il risultato è che nei 4 anni successivi il patriottismo monarchico borbonico non riesce a avere né la capacità di reintegrare questi attori politici, né la capacità di costruire un controllo delle stesse istituzioni tali di dare una prospettiva allo spazio imperiale. E quindi il risultato è la divisione definitiva dello spazio borbonico, la sconfitta del patriottismo monarchico, la vittoria della rivoluzione d'America, continuo titoli e vado a rappresentare rapidamente le conclusioni, che tra il 1821 e il 1824 vede anche il collasso dell'ultimo esercito restato fedele al partito realista, cioè quello del Perù, e di converso l'intervento della Santa Alleanza, che tra il 21 e il 23 restaura l'assolutismo borbonico a Napoli e Madrid, e invece rinuncia in maniera esplicita, abbastanza diretta, a quasi tipo di intervento, del resto logisticamente impossibile, dall'altro lato dell'oceano. Questo ci porta, vado davvero a concludere, alla fase di assottamento che si svilupperà nel 200 successivo, tra il 1823 e i primissimi anni 30, quando la vittoria della rivoluzione in America e la controrivoluzione nel Mediterraneo determina la definitiva costruzione dello spazio borbonico, la sua sostituzione anche in quella che era l'eredità della vecchia monarchia asburgica da parte del grande impero globale britannico, e di fatto la prima grande formazione di un'ondata di stati-nazione della storia contemporanea, quello che appunto si sviluppa nel Mediterraneo ma coinvolgerà tutta l'America Latina, che vedrà in un tempo di circa un secolo la formazione di 20-22 stati in quello che era il grande spazio imperiale borbonico, la incapacità di costruire un centro che sostituisce quello monarchico all'interno di questo spazio imperiale borbonico, e una serie interminabile di conflitti civili che diventeranno l'unica risposta possibile alla costruzione di progetti e di esperienze statuali, sia negli eredi della monarchia borbonica in Italia e Spagna, come si vedrà per esempio con le guerre carliste o con le guerre civili nel Mezzogiorno d'Italia, sia con le centinaia di conflitti di guerre civili che segneranno tutti gli stati eredi della monarchia in America centrale e in America meridionale, e che attraverso un conflitto esterno e non una politica di potenza esterna ricostruiranno grandi ipotesi statuali, ma non più un centro di legittimità di tipo imperiale. In conclusione, la tesi di fondo che ho premesso solo per titoli è che il centro e il punto di unione del grande spazio imperiale borbonico, cioè il patriottismo monarchico, non fu capace di sopravvivere alla sua crisi di legittimità e di costruire progetti politici, capacità di integrazioni, tali di modernizzare lo spazio imperiale e di trasformarlo, come aveva fatto la corona britannica, in uno spazio imperiale di tipo monarchico costituzionale. Grazie. Carmine, grazie mille, grazie di esserci in qualche modo riuscito a essere con noi. Io mi auguro che nel testo scritto queste tue interessanti considerazioni vengano svolte con più ampiezza, in modo che tutti noi potremo fruirne quando pubblicheremo tutto. Ecco, adesso do finalmente i suoi 20 minuti a Cristina, che insegna all'Università di Varsavia, è spagnola, si è dottorata in Spagna con una tesi, se non sbaglio, su Covellanos, no? No, sul Marchese dell'Ensenada, che non è proprio la stessa cosa, ma comunque, però ormai da anni lavora in Polonia, si occupa quindi anche di storia polacca legata alla storia di Spagna, e infatti ci parlerà di questo scrittore che è padre della storiografia polacca, che non so come si pronunci, questo signore che si chiama Lelewel, più o meno, e il titolo della sua relazione lo vedete lì, fra la leggenda nera e il liberalismo, parallelo storico, il titolo dell'opera, parallelo storico fra la Spagna e la Polonia nei secoli XVI, XVII e XVIII, pubblicato nel 1831 a Varsavia, da questo padre della storiografia polacca. Ecco, hai 20 minuti da adesso. Quindi...
Muchas gracias, Vittorio. Quisiera agradecer a los organizadores por tanto por haberme invitado como por haber organizado este evento en honor de nuestros amigos Alberto Gil Novales y Jean-René Ames. Joaquín Lelevel nació en 1786 en Varsovia. Para aquel entonces ya se había consumado el primero de los tres repartos sufridos por la República Nobiliaria Polaca por parte de sus tres potencias imperialistas vecinas, es decir, Rusia, Prusia y Austria. Finalmente, en 1795, tras la tercera y última partición, desapareció este Estado que apenas un siglo y medio antes había sido una gran potencia y el país más extenso en el viejo continente. La creación por parte de Napoleón I del Ducado de Varsovia en 1807, ese Estado germen de lo que podría volver a ser una Polonia libre e independiente, Lelevel lo vivió en la Universidad de Vilna, en Vilnius, institución donde estaba cursando estudios de historia. El derrumbe de las esperanzas que acompañaron a las guerras napoleónicas y la sentencia del Congreso de Viena en 1815, donde en lo que a Polonia respecta quedaba claro que no iba a recuperar su soberanía, supusieron un duro golpe para las expectativas de miles de polacos que habían unido su suerte a la de Bonaparte. Se formó entonces el llamado Reino de Polonia, un Estado pequeño, con el zar como soberano, pero con parlamento, gobierno y constitución propios. Es decir, parecía que los polacos iban a gozar de una cierta autonomía formal. Desde 1815, Lelevel ejercía de profesor de historia en la Universidad de Vilna y tres años después aceptó la invitación de la recién creada Universidad de Varsovia, donde en enero de 1820 se le ofreció impartir un curso monográfico de historia moderna. Este fue el origen del texto paralelo histórico entre España y Polonia en los siglos XVI, XVII y XVIII, del que tratamos en esta conferencia y que no apareció publicado hasta 1831 en Varsovia, en la capital momentáneamente liberada del yugo ruso. La censura hizo imposible cualquier edición anterior. La elección de España por parte de Lelevel para establecer su paralelo puede parecernos sorprendente en un principio, pero no es de extrañar, pues en aquel mismo mes, Rego se había alzado contra el absolutismo de Fernando VII. Y esa insurrección fue vista con esperanza por todos aquellos que en tierras polacas luchaban desde diversos medios contra las monarquías del antiguo régimen. El levantamiento español culminó con éxito y, por lo tanto, este logro animó y despertó el interés por el país, por este país del sur de Europa. Tras este provechoso paréntesis varsoviano, el Lelevel regresó en 1821 a Vilna, donde dio clases de historia hasta 1824, y ese año fue expulsado de la universidad y castigado por el régimen zarista por sus vínculos con los grupos de jóvenes patriotas polacos. Regresó de nuevo a Varsovia para dedicarse a la investigación, convirtiéndose en una autoridad no solo como humanista, sino principalmente como encarnación de las virtudes patrióticas. Cuando los jóvenes militares estallaron el gran levantamiento de noviembre de 1830, Lelevel fue invitado a formar parte del gobierno insurreccional, al tiempo que presidía la sociedad patriótica, de carácter democrática y radical. Este intento de liberar al llamado Reino de Polonia del despotismo ruso terminó en fracaso, y Lelevel emigró con el gobierno y los restos del ejército polaco en 1831. Se instaló en París y allí participó en diversas actividades políticas, entendiendo la causa nacional polaca como suprema ya para el resto de su vida. En defensa de los intereses polacos, colaboró intensamente con varias corrientes republicanas, revolucionarias y democráticas europeas. Presionado por la embajada rusa, el gobierno francés lo expulsó en 1835, pasando entonces a residir en Bruselas, donde vivió hasta su muerte en 1861. En 1929, sus restos fueron trasladados a Vilna. A la edición polaca del Paralelo de 1831, pronto le siguió una en alemán, otra en francés y varias reediciones polacas,
pero curiosamente, aunque el texto era conocido entre los círculos liberales españoles exiliados en París, no fue vertido al español, aunque se pensara en ello. Le Level era consciente de que probablemente su visión de España no iba a agradar demasiado a sus colegas españoles y propuso a Alcalá Galiano que le escribiera una introducción. Este proyecto nunca se realizó, probablemente por la evolución de la situación en España y el futuro exilio de Le Level. Podemos decir que con este paralelo, Le Level, que es considerado el padre de la historiografía polaca moderna, fue uno de los pioneros de la historia comparada. Abordó una visión comparativa de España y Polonia, de sus glorias pasadas y de sus respectivas decadencias. Presentó de una manera muy peculiar y particular la trayectoria polaca desde la Edad Moderna y se sirvió de España como de un espejo para proyectar sus opiniones. Él fue el primero que abiertamente presentó ciertas analogías entre los dos países, si bien subrayó sobre todo y principalmente sus diferencias. Lo interesante e inquietante al mismo tiempo es que esta tendencia se va a convertir en un estereotipo. España va a servir a los polacos de modelo positivo o negativo. Es decir, él creó un instrumento didáctico de comparar donde España era tomada como un ejemplo. Así, uno de los bates nacionales y símbolos del romanticismo, Julius Sobatsky, se preguntó en tono pesimista, y cito, ¿quieren saber qué sería hoy nuestro país recuperado en el año 1831? Entonces miren a los españoles. Fin de la cita. Pasemos a continuación a analizar el ideario político de Le Level, que aparece reflejado en este texto, donde compara dos grandes países que llegaron a la ruina. Como gran conocedor de la antigüedad griega y romana, confiesa que la idea de comparar naciones le surgió por cómo los clásicos creaban paralelos entre personajes. Le Level insiste en su idea de comparar naciones, y este tema, el de situar en el centro de su discurso la nación, es destacable si tenemos en cuenta que el Estado polaco no existía. Este historiador advierte que los periodos de esplendor y decadencia de ambos países coinciden en el tiempo, y este descubrimiento condiciona todo el relato posterior que lo divide en tres partes: el origen, el crecimiento y el esplendor de España y de Polonia, su decadencia y su caída. Le Level, sin embargo, no se limitó a constatar los paralelismos históricos de ambas naciones, sino que aspiró a investigar las causas, principalmente externas, que llevaron a Polonia a la decadencia y la repartición de esa antaño poderosa república de las dos naciones, y la compara con el devenir de España, pero sin demasiado conocimiento de la historia del país ibérico, o mejor dicho, es un saber repleto de estereotipos, de mitos, en línea con la leyenda negra que imperaba en Europa desde los tiempos, bueno, principalmente de Felipe II, de elementos heredados de la época de las luces y de su propia versión de la Ilustración. El autor presenta la historia de ambos países paralelamente en dos columnas, y luego también da pruebas de su argumentación, ya desarrollándola en fragmentos de texto que ya no están divididos. El primero de sus apartados, España y Polonia, su origen. Para explicar lo ocurrido en la Edad Moderna, retrocede hasta los comienzos históricos de los estados. Destaca la decisiva influencia que tuvo la presencia del Imperio Romano en el desarrollo de la cultura ibérica, y al mismo tiempo constata la ausencia de la influencia de la antigua Roma en el futuro territorio polaco. Y acto seguido pasa a explicar cómo mucho más temprano que en Polonia, en España se desarrolló un movimiento fanático y opresivo. Su desconocimiento de la historia de España le hace forzar las situaciones a la hora de establecer paralelos. Por ejemplo, compara a Ladislao II Jagellón, que es gran duque de Lituania, que en virtud de su enlace matrimonial con la reina Eduvigis en 1386 se hizo con el reino de Polonia. Pues bien, a Ladislao II lo compara con Fernando de Aragón, a quien también en virtud de, cito, ¿no?, enlaces matrimoniales, le hace heredero al trono de Castilla y le convierte en responsable de la unión en su persona de los cuatro, como él llama, los cuatro estados de la península ibérica, que son Castilla, Aragón, Navarra y Granada.
Y son cuatro esos estados peninsulares, porque cuatro eran también esos países que componían la República Nobiliaria Polaca, ¿no? Polonia, Lituania, Prusia y Mazovia. Coronas unidas en España, Naciones Unidas en Polonia. Los reyes de España no salen tampoco muy favorecidos. A Fernando de Aragón le tacha de, y cito, ¿no?, monarca despótico que ejerce su soberanía despótica sobre las provincias de ultramar. También le hace ser un rey, y cito, de profunda astucia, de cruel perfidia, de traición negra, hipócrita. De Felipe II su opinión tampoco es mucho mejor, ¿no? También es bastante peyorativa. Le dice que es un tirano sangriento, que es tozudo, que no tiene carácter. Bueno, opiniones, como vemos, pues en cada línea con esa leyenda, ¿no?, de Felipe II, generada principalmente en Países Bajos o en Inglaterra. Su opinión sobre los reyes polacos es más positiva. Lelebel mantiene que las Españas unidas bajo un solo cetro tan solo comenzaban a consolidarse en ultramar, en cambio los Jagelones ya existían un auténtico haz de naciones. Mantener y desarrollar España era tarea del monarca. Y él dice que con terror y violencia Fernando y Carlos pusieron el yugo y las cadenas de la esclavitud. Y el polaco va dibujando la imagen de una España despótica y absolutista. Mientras en Polonia el esplendor es fruto de la buena voluntad e inclinación de las naciones. El interés común es el que fortalece la unión entre ellas y mantiene el organismo como un todo. España y Polonia se convirtieron en los cuerpos políticos más poderosos de su entorno, con unos dominios enormes, el de España más grande y significativo y el de Polonia más modesto y menos seguro. Y a ambos les va a estallar un conflicto que comprometió sus hegemonías en el continente. A España le estalló Francia, a Polonia Moscovia, pero de momento pues, salieron airosas, ¿no?, de esos enfrentamientos que mantenían con ellas. El segundo bloque, el de la decadencia. Dice que la decadencia fue más temprana y rápida en España que en Polonia, lo que resultó del hecho de que España dependiera de un monarca absolutista. Según Lelebel, Polonia también entró en desgracia debido a que su democracia nobiliaria desarrollada sembró las semillas del ocaso futuro. Sin embargo, para el historiador polaco, los estados con dificultades internas pueden sobrevivir. El problema, y además un problema grave, viene cuando se suman elementos externos, cuando hay ataques foráneos. Entonces es muy difícil que el Estado resista. Y esto es lo que le ocurrió a España y Polonia. La decadencia de ambas fue, en su opinión, provocada más bien por el Estado General de Europa y la política europea, marcada primero por rasgos religiosos y luego mercantiles. En lo religioso trata de la irrupción del protestantismo. En España, y cito, el despotismo del rey católico, enemigo de toda herejía, no toleraba la resistencia. Gracias a la asistencia del clero y de la Inquisición, la herejía no tuvo acceso a la España aislada. La tendencia de la nación española a las pasiones más ardientes y más impetuosas provocó que se cometieran más actos de violencia. De ahí que el fanatismo español fuese más salvaje y más cruel. Fin de la cita. Para Lelebel, la situación en Polonia difiere de la española. En el país del Vístula, las libertades de la nobleza, y cito, dejaban de lado la cuestión de las controversias religiosas. Durante largo tiempo, Polonia se resistió a las persecuciones religiosas. Y la herejía, encontrando en ella asilo, hizo que por mucho tiempo gozase de paz. La nación polaca, de carácter más suave y moderado, nunca permitió que se dieran pasos más violentos. Fin de la cita. De nuevo, carga las tintas contra Felipe II, a quien, resultándole incómodas las libertades de sus reinos, quiso que todos los habitantes de todas sus provincias fueran católicos y procuró lograrlo acudiendo a la fuerza y a la violencia. Y aún así, no pudo impedir la separación de los Países Bajos. Según Lelebel, los resultados de esta política en defensa de la cristiandad resultaron desastrosos para España. Presenta el tema de la expulsión de los moriscos como prueba de intransigencia religiosa y, curiosamente, omite cualquier tipo de referencia a la expulsión de los judíos de 1492. En comparación, Polonia fue un país abierto donde no tuvo cabida la Inquisición. Para el historiador polaco, la paz de Westfalia de 1648 solucionó los problemas resultantes de la guerra religiosa,
satisfaciendo a las nuevas potencias protestantes que se habían sacudido del yugo, dice, de los Felipes y de los Vasa, es decir, Holanda y Suecia. Y mientras, y cito, en Francia se hablaba de la humillación de España y Polonia, la patria de las antiguas libertades, era tratada con repugnancia y desdeña. Fin de la cita. A partir de ese momento, el elemento religioso pasó a un segundo plano y el interés mercantil y militar empezó a dominar casi toda la política europea. Lelebel continúa su discurso manteniendo que a comienzos del siglo XVIII estallaron las guerras que iban a durar más de 20 años y terminaron con el fracaso definitivo de España y Polonia. El golpe mortal para España vino de Francia y para Polonia de Rusia. Ambas pagaron muy caro no haber conquistado a tiempo a esos poderosos enemigos. Para Lelebel, los dos estados se veían en una situación deplorable, oprimidos, debilitados y míseros. Pero todos los errores del gobierno no habrían llegado a la decadencia si no hubieran intervenido las causas exteriores. En Polonia, la democracia nobiliaria degeneró por completo, convirtiéndose en una verdadera anarquía. En España, su decadencia se debió al absolutismo monárquico. Además, para el historiador polaco existe una relación entre la decadencia de España y Polonia y la influencia de la religión católica. Opinaba que la Iglesia católica en aquellos siglos actuó en contra de la libertad de opinión, liquidando las fuerzas proveedoras de energía, y lo hacía más que las iglesias protestantes. Lelebel pensaba que una sociedad oprimida intelectualmente degradaba moralmente a los individuos que la integraban. En su opinión, esta opresión produjo cambios importantes en la actitud y el carácter de los españoles, y cito, «De repente desaparecieron los sentimientos más refinados, desapareció el interés nacional, dejando sitio al interés personal y al servilismo. En las posesiones americanas, la ferocidad y la crueldad sangrientas. Así, al haber perdido la libertad política y religiosa, los españoles, degradados política y moralmente, renegaron de la humanidad y de la probidad y perdieron las virtudes públicas y domésticas». Fin de la cita. Esta valoración de los españoles es muy negativa, pero en los polacos de los siglos XVII y XVIII advierte los mismos defectos. El historiador polaco prestó mucha atención al tema de las virtudes públicas, viendo en su degradación una de las causas de la desaparición de su país del mapa de Europa. Mantenía que ambas naciones dedicaron demasiado tiempo a las prácticas religiosas y a la diversión malentendida. Sobre todo sorprende su condena a la afición del teatro por su influencia negativa en la moral de la sociedad. Parece que el entonces joven profesor no era consciente del valor artístico de las obras de los dramaturgos españoles, pues obvia por completo los logros en el mundo de las artes y las letras del siglo de oro español. La tercera parte, la caída, ¿no? Al principio de la tercera parte, Lelebel presenta una serie de nuevos aspectos en torno a la decadencia de España, haciendo referencia a los reglamentos económicos inadecuados que frenaron el desarrollo del país. Si por un lado presenta el gran potencial del que dispone España, simultáneamente dibuja el mal uso que se hace de todo ello. En España, las reformas ilustradas tuvieron que ser impuestas desde arriba. Sin embargo, y cito, el carácter difícil de la nación española, su sumisión ciega y perpetua al soberano y al clero, su ensimismamiento, su apego a la fe católica, su voluntario alejamiento de las opiniones y puntos de vista extranjeros, eran barreras más difíciles de superar. Fin de la cita. Los ministros españoles de la segunda mitad del siglo XVIII trataron de reformar el país, pero sin mucho éxito. Nos parece que atribuir la culpa del retraso del país al carácter de los españoles es una idea no muy elaborada y en buena medida motivada nuevamente por los estereotipos de la época. Era habitual vincular el destino de los países al carácter nacional de sus habitantes. Este paralelo termina con la época de las luces. El historiador presenta la conclusión de su trabajo con esta frase, y cito, «Dos países diametralmente opuestos en cuanto a su situación geográfica y su carácter, circulando paralelamente por el mismo camino, terminaron por caer en el mismo abismo». Fin de la cita. Lelebel mira el pasado de una Polonia cuyo territorio se han repartido las potencias vecinas y caído en la esclavitud, en el espejo pasado de una España venida menos, caída también en la esclavitud, por sus malos gobernantes y sus dinastías.
Este trabajo contiene muchos errores, muchas simplificaciones, pero su valor reside en haber descubierto el inicio del interés de la comparación de ambos países. Sus deficiencias están compensadas porque con este texto Lelevel aumentó el interés en Polonia por el país ibérico. Entender las causas de la decadencia de ambos países tuvo un valor científico, pero principalmente didáctico. Identificar los errores podía servir para evitarlos. Con el paralelo de Lelevel comenzó en Polonia el interés por seguir con semejantes comparaciones. Muchas gracias. Cristina sarà spagnola, ma è come un orologio svizzero. Ha messo esattamente i 20 minuti che aveva, non uno di più, non uno di meno. Allora, adesso abbiamo fortunosamente in qualche modo concluso la sessione del mattino e abbiamo circa mezz'oretta per la discussione. Io non so se potranno essere poste delle domande ai nostri relatori in remoto, però i relatori che sono qui sì, quindi i microfoni non so dove sono, saranno lì sotto, quindi se qualcuno ha qualche domanda da fare, intanto i relatori presenti, cominciamo con loro, poi vediamo se i nostri amici tecnici ci dicono che si possono fare delle domande anche agli altri. Io da qui vedo molto male le mani, però se qualcuno le alza forse ci sì, una cosa. Sì, certo. Sì, no, ascoltando questa relazione molto articolata, stavo pensando che anche Cesare Balbo aveva fatto della storia comparata, perché quando studia la guerra di Spagna e di Portogallo e la storia appunto della nascita di questa Costituzione di Cadice, fa della storia comparata. Perché noi siamo abituati appunto a pensare a questi anni germinali del Risorgimento come l'origine delle invenzioni delle tradizioni nazionali. Alessandro Saluzzo, primo segretario della guerra a Torino, appunto fino al 1821, scrive negli anni napoleonici quell'histoire militaire di Piemont, che in francese, negli anni napoleonici, che poi diventa una delle basi per l'immagine nazionale, poi nazionalistica militare del Piemonte. Avevano già iniziato i piemontesi illustri a fine Settecento, ma insomma in quest'opera di Angelo Saluzzo, che nascono nascono significativamente quest'opera, il Histoire militaire, negli anni napoleonici, in cui il Piemonte doveva digerire la sconfitta militare di Napoleone, si gettavano le premesse per quell'immagine nazionale militare del Piemonte che avrebbero avuto grande successo in tutta la tradizione storiografica dell'Ottocento e oltre. Dietro però c'erano anche dei discorsi molto interessanti che maturavano negli anni della Restaurazione di storia comparata. E Cesare Balbo fa pure una storia comparata tra Spagna e Italia, tra Spagna, Piemonte, Napoli, cioè vedere come quella guerra di popolo che aveva avuto una riuscita in Spagna non sarebbe riuscita in Piemonte perché c'era l'elemento settario. La storiografia nazionale ha anche questo retroterra comparativo che forse appunto noi trascuriamo, però mi sembra un aspetto molto interessante. Questo credo che sia anche, come dire, una delle cose a cui miravamo quando abbiamo inventato questo convegno, di mettere a confronto queste esperienze scientifiche diverse in Europa e non solo, perché avremo a febbraio uno storico messicano e uno storico statunitense che si occupa di storia dell'America, della Spagna, del Portogallo, proprio perché vediamo, scopriamo in un certo senso, perché nessuno può essere tuttologo, scopriamo queste importanti e quasi contemporanee, diciamo, aperture alla storia comparata che ci sembrano modernissime, ma in realtà lì sul sole novi c'erano già. Allora, qualcuno, cioè la nostra, ha rotto il ghiaccio. Adesso vediamo se dalla sala qualcun altro vuole allargare il buco. Beh, non è possibile. Ieri abbiamo avuto dei dibattiti. Sì. Sì, devi venire qui a prendere il microfono. Scusa, Cristina, se mi dai il microfono semplicemente, che bisogna accenderlo e aspettare un attimo che si... Scusa, è spento. Bisogna accenderlo
e poi le passiamo. E poi aspettare un attimo che si accenda, che si scaldi. Poi lo lasciamo acceso perché sennò... Quanto tempo bisogna stare no, così? Prova a parlarci. Prova a battere. Sì, ma mi pare che vada bene, no? Riprendo un po' le osservazioni che sono state fatte anche da Paola, però soprattutto mi interessava la questione della definizione dei caratteri nazionali e la discussione su questa nozione di caratteri nazionali, che è uno degli elementi di riflessione comparata proprio della storiografia che viene fuori dalla Rivoluzione francese, e dove la riflessione appunto sui caratteri nazionali insiste sulla natura politica della formazione di questi caratteri più che su quella geografica, climatica, che era stata al centro della riflessione settecentesca e particolare naturalmente di Montesquieu. E sempre a proposito di Montesquieu e delle tipologie politiche settecentesche, l'altra curiosità riguarda il concetto di virtù, che è ritornato molte volte, lo ha ricordato Paola a proposito dei moderati virtuosi, ma mi pare che anche nella riflessione su Spagna e Polonia questo concetto di virtù sia stato ricordato, e che anche qui mi faceva venire in mente molto il dibattito tardo settecentesco di contestazione della tipologia montesquieiana che fa della virtù il nodo delle repubbliche, dell'onore quello delle monarchie, e viene ribaltato sostenendo che anche nelle monarchie c'è bisogno di virtù. Grazie. Lascialo acceso che... Allora, se qualcuno... Sì. Volete rispondere sulla virtù o no? Niente. Come una volta, più che una domanda, è una riflessione riguardo all'intervento sulle generazioni, Balbo, ma soprattutto di Azeglio mi interessano di più per i miei studi, giustamente il passaggio Cesare Massimo, poi è stato citato anche Roberto, però c'era anche un terzo fratello, che era un po' un battitore libero, Luigi. Qui non sono così, volevo sapere un po' dove lo collochiamo, è difficile da collocare. È un moderato, perché a me non mi sembra un reazionario alla Canosa, in sostanza. Scrive quello strano opuscolo nel 48 della nazionalità, che insomma dice cose interessanti, non è come dico, un legittimista tout court, col paraocchi e tornare indietro, come si diceva ieri. Allora, così mi interessava un po', se sia qualcosa, i rapporti con Cesare, con i fratelli, se può essere un'ipotesi di un futuro studio, perché poi su Luigi non è che è stato scritto molto, quasi nulla, era uscito quel libro di De Rosa tempo fa, ma non era un granché, insomma. Ci ma non può, è una domanda, ci si può, eh? Ma no, ci si può lavorare, è uno spunto interessante. Sì. No, è appunto interessante perché io conosco solo della nazionalità, poi anche un intervento su Città Cattolica in cui ritorna appunto ancora una volta Baruel ha già detto tutto sulla Rivoluzione Francese, sugli sviluppi, per cui riemergeva, come dire, invece no, un'anima delle, più reazionaria perché complottistica. Delle insomma. Figure interessanti che appunto si colgono anche, che so, il fratello di Cesare Balbo che muore nelle campagne napoleoniche, ecco, non è una figura che sia stata, e vedere il rapporto, cioè il lutto che si matura, perché poi ci sono molti, cioè abbiamo forse un po' troppo sottinteso la dimensione del lutto e dell'esilio, cioè che forse non è saltato fuori, cioè quando qui mi riallaccio un po' all'intervento di Anna Maria, cioè il discorso della virtù, secondo me appunto ormai Cesare Balbo è molto lontano da quella prospettiva settecentesca, nel concetto di virtù in Cesare Balbo c'è una virtù che ha un retrogusto religioso, sicuramente c'è la dimensione religiosa in Balbo, c'è in quella moderazione virtuosa c'è l'elemento religioso. Una curiosità, ma questa è proprio una curiosità, perché Massimo D'Azeglio, Roberto D'Azeglio e Luigi Tapparelli, perché lui non usa mai, come se volesse prendere le distanze, lui si firma sempre Luigi Tapparelli. D'Azeglio non gli piace. No, io non
Studiamolo. Come? Studiamolo. No. Non è che... Perché loro sono tapparelli d'Azeglio, sì. Però Massimo si è sempre si riconosciuto, si definisce Massimo d'Azeglio. Ah, gesuita. Ah. No, non lo so, perché io volevo capire se voleva prendere un po' le distanze dai fratelli firmandosi. Ecco. Sì, no, beh, ma può essere, come dire, può essere un buon motivo. Sopra la virtude, perché Anna Maria dice che il concetto di virtù, che l'idea parlò, ella también está en músicas de las características de citada por el caratteristiche nazionali. Sto cercando di, perché la domanda è stata fatta a tutte e due, se non ho capito male, no? Andrea soprattutto per il suo carattere nazionale. Ecco, l'Elevel habla de los caracteres nacionales de los polacos y de los españoles. Y esto es un carácter que llega de un debate que ya existía en el 700 francés, Montesquieu, etc. Y él no hace referencia a esto. Él no hace referencia. Él se limita a comparar la historia de Polonia con una versión particular de la historia de España sin demasiado conocimiento y establece paralelismo, pero no hace mención a ninguna otra. Tra l'altro pare che appunto la storia di Spagna la conoscesse abbastanza in modo approssimativo. Comunque fa questo paragone, ma soltanto di carattere nazionale, senza riferimenti precedenti. Bueno, él conoce lo que se escribía sobre España, el absolutismo, la intransigencia, el despotismo, etcétera. Sí, sí, sí. Esa corriente. Allora, c'era un altro meno che qualcuno voleva parlare. Mi era sembrato di vedere un'altra mano sollevata o me la sono sognata? No. Sì, eccolo là. Allora, il microfono acceso, basta provare qual è dei due che funziona, e l'altro, chiaramente sempre così. Una domanda per Paola Bianchi, che ha così ben delineato questo universo, diciamo, di moderati, no? Attraverso la figura di Cesare Balbo. Mi chiedevo, nel dibattito sui modelli costituzionali del tempo, questa riflessione così acuta e approfondita intorno a Cadice, quanto all'interno di questi ambienti politici la soluzione moderata, per certi versi, il compromesso della Costituzione francese del 1814 ha un peso di possibile uscita in qualche modo dall'orizzonte turbolento rivoluzionario per una ricomposizione all'interno di un quadro che tenga insieme l'antico e il nuovo. Se c'è questa, anche diciamo dopo il fallimento in qualche modo delle esperienze del 2021, del 21 in Piemonte, se il modello francese può rappresentare un punto di riferimento per questi ambienti. Ma qui probabilmente Pierangelo Gentile saprebbe rispondere meglio di me. Mi risulta che il progetto costituzionale francese sia proprio sotto la lente di Prospero Balbo, che appunto negli anni
in quel progetto, in quei progetti che vengono anche sottoposti a Re di Sardegna in quegli anni, si ragioni proprio sul progetto moderato francese e inglese. Francese e inglese, un'Inghilterra che non è più soltanto l'Inghilterra, diciamo, ideale, è un'Inghilterra che si incomincia a conoscere attraverso l'esilio, cioè l'Inghilterra può avere, diciamo, così il fascino di questa monarchia temperata virtuosa di modello alfieriano, ma in quegli anni, appunto negli anni 20, quando appunto falliscono le rivoluzioni del 20 e del 21, diventa anche una conoscenza diretta. Cesare Balbo conosce degli inglesi, conosce il fratello di Wellington, ne discute con lui, quindi è vero che a Torino molti non sapevano esattamente di quali testi costituzionali si parlasse. Prospero, è saltato, Prospero lo sapeva, e suo figlio anche, cioè un conto, quel famoso incontro di Carlo Alberto con i tre, no, nel suo studio, eccetera eccetera, si dice, ma in fondo si parlava di Costituzione senza sapere bene di che cosa si parlasse, no? Quando Santore di Santa Rosa parte, va a Vercelli, poi raggiunge Alessandria, riesce a raccogliere questi ufficiali militari che combattevano per un'idea di Costituzione di cui conoscevano poco, ma Cesare Balbo la conosceva bene, la conosceva attraverso il padre. Non solo, ma Prospero scrive in un documento che si è perso, tanto per cambiare, ma di cui c'è traccia, la sua proposta a Vittorio Emanuele I nei giorni frenetici prima dell'insurrezione è della Costituzione siciliana del 12, che era una Costituzione, virgolette, inglese, ma lui dice perché era una Costituzione italiana e quindi, secondo lui, avrebbe potuto suscitare meno le ire delle potenze della Santa Alleanza, e perché non era estranea alla penisola, naturalmente, come si sa, ma il discorso è proprio quello, la Costituzione che lui chiama italiana, che era poi quella inglese scritta, perché sappiamo che non c'era, che era la Costituzione che era stata estorta dai baroni con l'aiuto di Bentinck in Sicilia. Nello stesso tempo è vero che a corte pochissimi conoscevano le Costituzioni. Una che la conosceva benissimo era la regina. La regina non solo le conosceva, ma diceva che la Costituzione di Spagna era orribile e proponeva semmai le revisioni che aveva proposto Haller in quel famoso opuscolo tradotto in italiano, eccetera eccetera. Ma il discorso è complicato, anche perché molti di questi documenti sono scomparsi e non sappiamo se le versioni che ci sono giunte non siano state manipolate dai storici archivisti del tempo che le hanno fatte scomparire. Poi c'è un altro elemento, Cesare Balbo insiste molto, appunto è una citazione che non ce l'ho fatta leggervi, cioè la differenza nella dialettica è quella libertà esterna e quella libertà interna. Una volta realizzata la libertà esterna, riuscire a tradurre in testo costituzionale la libertà interna, tenendo conto anche di una virtù che secondo Cesare Balbo deve avere la dimensione religiosa, è un processo lento, cioè scrivere una Costituzione è una cosa diversa dal legittimare una guerra di popolo. Ci sono questi due... In un pezzo di quella storia della guerra dell'indipendenza, che è inedito, che sono 600 e rotte pagine, c'è tutto l'inizio che io ho letto e trascritto, c'è tutto il discorso sulla libertà interna e la libertà esterna e la critica alla Costituzione di Cagliari, perché dice gli spagnoli hanno sbagliato perché hanno cercato di mettere tutte e due le cose insieme. La prima cosa da fare era avere la libertà esterna e poi con calma pensarci sopra e elaborare un progetto nuovo, anche perché si trattava di cambiare una struttura vecchia di secoli, del conto della dimensione religiosa, eccetera eccetera. Quindi due mani a lei. Il primo che viene qua prende il microfono, che è uno dei due, ma sappiamo che è acceso. Prova a fare toc toc, se è l'alto. Volevo riprendere le riflessioni che non sono state fatte sugli ambiti familiari. Non è soltanto un problema di generazioni, perché appunto le generazioni comportano che molto spesso nelle famiglie non c'è lo stesso clima.
cioè il climax familiare può essere positivo in una direzione o nell'altra, però nella stessa famiglia spesso noi abbiamo posizioni antagoniste. Questo è un altro elemento da tenere presente, questo si perpetuerà anche negli anni successivi. Allora, quali sono gli stimoli che indicano una famiglia che per esempio può essere una famiglia tutta proiettata verso il recepimento di un certo tipo di discorso e quindi omogenea nella impostazione politica, e quella invece di una famiglia che al suo interno conosce delle fratture notevoli molto spesso tra gli stessi esponenti, tutte e due in alcuni casi estremamente protagonisti delle parti opposte. Quindi il problema non è soltanto generazionale, quello che anch'io ho tenuto presente. Quello che è interessante è che questo problema di ambiti familiari si ripercuote anche nel discorso monarchico. Le dinastie che sono così state nell'ambito patriottico delineate da Pinto, no? Questo patriottismo monarchico, ma il patriottismo monarchico conosce al suo interno delle fratture. Si pensi al schieramento dei Borboni di Napoli nei confronti della situazione spagnola, che vede i sovrani esposti in un modo e altri componenti della dinastia spagnola invece a favore del movimento di Isabella. Quindi ci sono delle contraddizioni e delle prese di posizione estremamente varie che naturalmente rimangono ad ambiti specifici. Rispetto poi invece a questo parallelo tra la Spagna e la Polonia, certo molto interessante, il parallelismo tra le nazioni è una costante di tutta la letteratura politica, c'è sempre il bisogno di rafforzare una situazione, e quello che è molto interessante è che c'è grande interesse per il Mezzogiorno. Dopo il 1799 il quadro comparativo è fortissimo, perché quello che ha sconvolto secondo me l'Europa è proprio il fatto che a Napoli ci possa essere stata una rivoluzione che forse è stata la prima che ha messo seriamente in discussione una serie di principi che si riteneva che potessero essere esportati molto facilmente dalla Francia. Quindi il quadro comparativo è vivacissimo, e se uno oggi grazie a internet per esempio vede anche la stampa minuta del quadro europeo, molto spesso ci sono articoli in giornali tedeschi o giornali di quadri proprio di nessun rilievo, probabilmente non li avremmo mai consultati se non ci fosse stata la possibilità di arrivare a queste fonti con grande facilità, noi appunto non avremmo idea del grande fascino che queste situazioni rivestono nel quadro comparativo. Quindi il quadro comparativo con Napoli, per esempio, è vivacissimo. Ma se spostiamo questo discorso sulla Polonia, naturalmente in questo caso è la Spagna, che ha il suo, io penso a quello che sarà la Polonia nel quadro risorgimentale successivo, il rapporto con l'Italia. Il paragone che si fa spessissimo è quello della sofferenza polacca e della sofferenza italiana. Quindi sul lungo periodo evidentemente il quadro comparativo si sposta in qualche modo su successioni anche molto forti rispetto a quelli che sono gli equilibri del momento, alla presenza del discorso mazziniano per esempio sulle alternative, sulle alternanze dei popoli in un discorso di processo nazionale. Quindi anche questa sensibilità al quadro nazionale, quindi anche alla comparazione, è forte. Naturalmente ognuno l'avverte e nell'intervento è molto chiaro secondo quella che è la sua sensibilità politica, quindi lo fa questo discorso. Ma ci sono tanti movimenti, si pensa ai movimenti anarchici, insomma un quadro estremamente vario, per cui anche la possibilità della comparazione molto forte, molto sentita, e si capisce che sia così, non può che essere così, proprio perché i discorsi nazionali sono comuni a questi contesti, e bisogna attraverso la comparazione avere anche un rafforzamento e una consapevolezza che la comparazione dà. La comparazione rafforza, perché se qualcosa è successo in un contesto significa che c'è la possibilità che succeda anche per me, e quindi è chiaro che si innescano quei discorsi sentimentali a cui anche tu facevi riferimento, che certamente sono importanti, e anche nel campo monarchico, io appunto anche ieri avevo accennato a questo, cioè queste solidarietà dinastiche, questi rapporti che ci sono all'interno delle dinastie, che siamo abituati a vedere in maniera molto compatte come patriottiche, ma all'interno invece ci sono sofferenze notevoli, disadattamenti, compromessi che rendono molto più vario il quadro di quello che può sembrare all'inizio. E del resto, a proposito del discorso Italia-Polonia, che soffrivano tutte e due, ma non è un caso per esempio che negli anni dopo il 20 gli unici paesi europei dove si teorizza la guerra di popolo sono l'Italia e la Polonia. I trattati sulla guerra di guerriglia o la guerra di popolo, chiamiamola come si vuole, sono italiani e polacchi. E poi c'è il dibattito su chi ha imparato o chi ha copiato, per così dire, da chi.
però poi dopo vedendo i testi in realtà è un'osmosi, perché dipende poi da chi ha letto cosa, chi leggeva il polacco, chi leggeva l'italiano, poi erano emigrati a Parigi, si trovavano a Marsiglia. Se questo è un caso unico, oppure c'è una Infatti, Mazzini, quando fonda la Giovane Europa, una delle prime giovani che fa fuori dall'Italia è la Giovane Polonia, non per caso. Purtroppo Franco Della Peruta, che era studiato la Giovane Polonia, non ha lasciato niente scritto sulle sue riflessioni, perché sarebbe stato, ha studiato il polacco per poter leggere i documenti della Giovane Polonia, ma non ha mai lasciato scritto niente su questo. Beh, però ci aveva pensato. E c'era un'altra mano che si era alzata. Vieni. Allora, adesso facciamo di nuovo il giochino di quale microfono è acceso e quale è spento. Vediamo un po'. Prova. È lui. Ho vinto. Allora, io sono Deborah Besseghini. Avevo una domanda, in realtà una curiosità. Mi piacerebbe sapere qualcosa di più dalla professoressa Bianchi, se a proposito del dialogo tra Balbo e Henry Wellesley, a questo punto il fratello di Wellington, in Spagna, immagino, su queste questioni politico-costituzionali. E se ci fosse Pinto, ma non lo so, una domanda che gli avrei fatto era il ruolo... Perché aveva detto che aveva proprio solo sì, quei 20 minuti lì. Poi abbiamo visto i problemi del collegamento, quindi... Una domanda che gli avrei fatto che si collega poi sempre a questo discorso. Non ho capito la domanda, cioè l'approfondimento del dialogo tra Cesare e il fratello, muore nella campagna di Russia, il fratello minore a cui facevo riferimento. Eh? Muore nella campagna di Russia, cioè dopo la campagna di Russia. Sì, quindi il dibattito, cioè... Non ho capito, la domanda aveva... tra Cesare Balbo e il fratello minore, non ho capito... E il fratello minore di Wellington, io pensavo si riferisse a Ellen Wellesley. Quindi immagino in Spagna, quindi a questo mi riferivo. E infatti in relazione a questa stessa domanda, quindi poi alla fine al ruolo dei britannici in tutta questa riconfigurazione, avrei fatto a Pinto la domanda su quanto le rivalità internazionali hanno influito sul fallimento che ha descritto per lo spazio borbonico, ma Pinto non c'è, per cui va bene, grazie mille. No, lui, allora, Balbo a Madrid conosce un sacco di personaggi, conosce anche un americano liberale, ecco, esatto, e che tra l'altro con alcuni di loro va sui campi di battaglia della guerra dell'indipendenza, compra, prima che vengano distrutti per ordine di Fernando VII, dei documenti, alcuni dei quali sono qui in archivio di Stato a Torino, e sono identici ai documenti che ci sono ancora a Madrid sulla crociata, cioè una forma di guerriglia fatta da ecclesiastici che non si è mai realizzata, ma c'è tutto un lungo carteggio su questo progetto, e lì elabora le sue idee che poi esporrà in una prefazione inedita a quello che poi sarebbe stato il libro sulla guerra di Spagna e Portogallo, che scrive in quegli anni, anche se lo pubblica nel 1947, dove rifà il discorso di critica alla Costituzione di Spagna, dicendo che lui ha scritto questo libro per elogiare la lotta del popolo spagnolo, ma non la soluzione costituzionale che si sono dati. E in tutti i suoi testi, sempre in testi pubblicati poi negli anni 50, lui dice che la Costituzione di Spagna è una cattiva copia della Costituzione francese del 1791 e insiste su questo. E quando in un altro testo famoso dice che lui è stato criticato per aver messo una famosa firma contro il Papa quando lui era a Roma, nel servizio diplomatico francese, dice che gli unici che possono rimproverarmi qualche cosa sono quei preti italiani che si sono ribellati, che hanno riempito Roma di manifesti, e quei contadini spagnoli che sono insorti, legando quindi la parte del clero romano che si era opposta anche alle repressioni e ai contadini spagnoli che erano insorti contro le truppe napoleoniche. E c'è sempre questo motivo costante, moderato, di fatto, è moderato cattolico, per quello che ho visto io. Sì, io appunto, così, a seguito dell'intervento di Renata De Lorenzo, la questione dei coté familiare
che al suo interno aveva delle fratture, delle divisioni, delle posizioni diverse. C'è, non so se riesco appunto a leggere ancora queste pagine di Cesare Balbo, mi sono innamorata di Cesare Balbo, che dice appunto: se dovessi scrivere una storia della rivoluzione e io avessi dire di me in ragione solamente della mia importanza, poco o nulla mi ci fermerei. Dilettavami disputare a casa sua, solo quasi contro tutti, in modo che ne ebbi in nome di ultrarealista. E in vero, nonché rimettere nei miei principi, io forse li esagerava, spinto dall'esagerazione contraria, ma la intera fiducia ai ragionari più gravi e tranquilli io li faceva talvolta con tre miei amici, non li nomina tutti, dice, uomini allora poco noti, di cui uno purtroppo è fatto notissimo oramai, dico il conte Santore di Santa Rosa. Quindi in questo salotto c'era il conte Santore di Santa Rosa, c'era il ministro della guerra che si era trovato il Santore di Santa Rosa all'interno della segreteria di guerra, c'era Cesare Balbo che sentiva invece una continuità molto più forte col padre e la difendeva. Quindi un cotè familiare molto articolato. Se si vorrà riprendere il dibattito, potremo farlo oggi pomeriggio perché abbiamo solo due interventi e quindi poi il tempo c'è per continuare. Grazie.